Bene, oggi completiamo il percorso che riguarda la teoria della relatività occupandoci delle conseguenze, diciamo così, geometriche della relatività ristretta. E nell'ultima parte vedremo un cenno alla relatività generale. Uno degli insegnanti di Einstein, Hermann Minkowski, dopo che ebbe tra le mani il lavoro di Einstein, decise di svilupparne le conseguenze in ambito geometrico. Okay? E per questo motivo molti termini, per esempio il diagramma che vedremo più spesso, si chiama diagramma di Minkowski. E perché? Perché, come vedremo a breve, le nuove trasformazioni da un sistema di riferimento a un altro, quelle di Lorentz, comportano conseguenze anche nel modo in cui lo spazio e il tempo sono strutturati, quindi hanno effetti sulla geometria. D'accordo? Facciamo un passettino indietro e vediamo la stessa cosa come la vedevano Newton e Galilei. Se abbiamo un oggetto in moto, di qualsiasi oggetto si tratti, il diagramma che ne illustra la legge oraria, cioè la relazione tra la posizione in ordinata e il tempo in ascissa, ok? Si chiama diagramma orario o legge oraria. Ogni puntolino di questo grafico rappresenta la posizione dell'oggetto in un determinato tempo, quindi rappresenta, tra virgolette, se volete, la storia del suo moto. Okay? E in ambito relativistico, ogni coppia tempo-posizione prende il nome di evento. Okay? Il fatto che l'oggetto sia passato da lì in quel momento lo si viene indicato dal termine evento, e l'insieme di tutti gli eventi possibili prende il nome di universo, quindi l'insieme di tutte, se volete, le storie possibili di tutti i punti che possono, che formano il nostro spazio-tempo. Ok, quindi un punto nel diagramma posizione-tempo, qualunque punto, indica che in quel punto lì è successo qualcosa in un determinato istante. Questo oggetto, questo ente viene chiamato evento. Il diagramma spazio-tempo nell'ambito relativistico prende il nome di diagramma di Minkowski, dal nome del tizio che l'ha sviluppato per primo. Okay? Quindi, per esempio, se abbiamo il nostro grafico, un qualsiasi punto indica una coppia di coordinate. Qui ci occupiamo di, lasciamo stare y e z, immaginiamo un universo, una dimensione. E quindi questo rappresenta il nostro evento. Se ho un oggetto che sta fermo in un determinato posto, quindi la cui coordinata spaziale non cambia, la sua, tra virgolette, linea d'universo, cioè la sua storia, è una retta orizzontale, perché mentre il tempo scorre e va avanti, la sua posizione non cambia, quindi ho una retta parallela all'asse dei tempi. Okay? Se invece si muove di moto uniforme, ho una retta inclinata e l'inclinazione mi dà la velocità. Il rapporto tra due ordinate diviso due ascisse non è altro che la velocità media tra due istanti. Quindi la linea d'universo di un oggetto in moto uniforme è una retta inclinata con un determinato angolo. Se invece la linea d'universo è curva, che non è una retta, allora ho un moto accelerato, in quanto la pendenza di questa linea d'universo cambia punto per punto, quindi la sua velocità cambia. Sapete che il coefficiente angolare della tangente in ogni punto nel diagramma posizione-tempo rappresenta la velocità istantanea in quel punto. Ok? E quindi qui in questo caso avremo molto accelerato. Se vediamo qual è l'interpretazione geometrica, ecco, delle trasformazioni di Galilei, quindi della fisica classica, abbiamo che l'asse dei tempi rimane invariato, i tempi non cambiano. La coordinata spaziale, la coordinata di posizione, viene traslata semplicemente con una grandezza che dipende dal tempo per la velocità. Quindi i due assi, posizione e tempo, non fanno altro che scorrere l'uno sull'altro. Quello dei tempi rimane parallelo a quello originario, mentre l'asse delle posizioni scivola verso l'alto, in questo caso, con una velocità costante, cioè una semplice traslazione. Okay? Quindi, se consideriamo un particolare evento, il qui adesso per esempio,
La retta invece verticale, quindi perpendicolare all'asse dei tempi e parallela all'asse delle posizioni, rappresenta tutta la contemporaneità, cioè ciò che succede nell'universo di questo personaggio in quel determinato istante, cioè il presente, tra virgolette. Okay? Quello che c'è a destra del presente rappresenta il futuro, quello che si trova a coordinata temporale maggiore, quello che c'è a sinistra rappresenta il passato. Tutto ciò che è successo prima, cioè l'intero evento di intero universo in tempo precedente. Okay? Come si modifica questo alla luce delle trasformazioni di Lorentz? Beh, la prima cosa che uno nota è il fatto che posizione e tempo sono due coordinate disomogenee, una la misura in metri, l'altra in secondi. Ma possiamo sfruttare il fatto che c, la velocità della luce, è una costante universale, tutti quanti misurano lo stesso valore. Quindi potremmo introdurre una nuova coordinata, che in questo caso si misura in metri, che sono i secondi luce. Cioè, moltiplichiamo per c il tempo t e abbiamo la distanza che percorre la luce, ad esempio, in un secondo. Se t misura in secondi, tau è in secondi luce, che si misura in metri, quindi diventa omogenea alle coordinate x, y e z. Però rappresenta un tempo, okay? Giusto per avere le stesse unità di misura. Se facciamo questa operazione, quindi introduciamo la tau nelle trasformazioni di Lorentz, beh, la coordinata spaziale si modifica piuttosto semplicemente perché dalla sua espressione, che è questa, il v per t lo divido e lo moltiplico per c, quindi ho al numeratore, scusate, x meno v su c, che a suo tempo l'abbiamo chiamato beta, per tau. Se faccio lo stesso con i tempi, moltiplico per c a destra e a sinistra e ottengo che ct diventa tau e v su c è la nostra velocità in termini di unità della luce, cioè il nostro beta, e quindi tau primo diventa tau meno v su cx. Ho semplicemente fatto un cambio di scala. Sono passato da una coordinata temporale in secondi a una spazio-temporale. Ok? Che cosa ottengo? Beh, in questo contesto, cioè se uso il tau al posto della t, le trasformazioni di Lorentz che riguardano la posizione e il tempo diventano perfettamente simmetriche. Vedete che ottengo l'una dall'altra semplicemente scambiando x con tau e viceversa. Questo non è una grossa sorpresa per il fatto che abbiamo già visto che lo spazio e il tempo si trasformano insieme, quindi sono due aspetti diversi di uno stesso ente, però questo lo formalizza al 100%. Quindi le due coordinate, le due leggi di trasformazione sono esattamente le stesse, hanno la stessa forma matematica sia per la coordinata di posizione sia per questa nuova coordinata temporale che sono i secondi luce che abbiamo indicato con la lettera tau. Quindi conviene trasformare il nostro diagramma temporale, il nostro spazio di Minkowski, nelle coordinate non più xt ma x tau. Okay. Quindi che come si manifesta, come si formalizza, ecco, la connessione, il passaggio da un sistema di riferimento inerziale ad un altro alla luce delle trasformazioni di Lorentz. Immaginate, qui avete il diagramma, anche se in realtà insomma, noi abbiamo in moto solo l'asse delle x, attenzione, queste tre coordinate sono spaziali. Immaginate che, torniamo un attimo indietro, ecco, nello spazio di Minkowski, come in qualsiasi piano cartesiano, l'asse orizzontale è definito dall'equazione x uguale a 0, quello verticale da tau uguale a 0. Quest'asse è l'asse dove tutti i punti hanno coordinata spaziale nulla. Questo asse ha la proprietà che ha tutti i punti che avente coordinate tau nulla. Nessun problema. Lo stesso vale anche nello spazio di Minkowski. Quindi se prendo l'asse tau primo, l'asse dei tempi nel sistema S primo, questo sarà definito dall'equazione x primo uguale a 0. Ma x primo uguale a 0 significa che questa frazione deve essere nulla, cioè è nullo il numeratore, quindi x meno v su c tau deve essere 0. Cioè x vale v su c per tau, cioè beta tau, che è la linea d'universo, cioè la traiettoria, se volete, la legge oraria,
del punto origine del sistema di coordinate nel sistema S'. Se S' è, per esempio, ricordate uno dei primi diagrammi che abbiamo visto, la persona che sta seduta sul treno, mentre l'altro S è quello che la osserva dalla stazione, allora questa legge è quella che descrive il moto della persona seduta sul treno man mano che il tempo passa. Quindi la legge dell'universo dell'origine del sistema di riferimento in moto. E viene rappresentato ovviamente da una retta con una certa pendenza. Se prendiamo l'equazione x uguale a beta per tau, beta è v su c, allora questa è una retta con una certa inclinazione, l'angolo di inclinazione è la pendenza della nostra retta, che è il coefficiente angolare di questa equazione. Quindi la tangente di quest'angolo è esattamente v su c o beta, se preferite. Quindi questa retta è tanto più pendente, tanto più ripida, quanto più l'oggetto è veloce. Analogamente, possiamo identificare l'asse delle posizioni. L'asse x' è definito da tau' uguale a 0. Se andiamo alla legge di trasformazione dei tempi, tau' uguale a tau meno v su cx, abbiamo che questa retta è individuata dall'equazione x uguale a 1 su beta per tau. Quindi è la stessa retta, però scambiando x e tau, quindi l'angolo stavolta è formato, alfa, è formato con l'asse delle x. E quindi, se metto insieme le due conclusioni, ho che nel sistema, nel diagramma cartesiano di Gamma-Minkowski, posizione tau, il sistema in movimento, S', lo vedo come un sistema rappresentato da due assi che non sono più ortogonali, ma hanno un'inclinazione alfa rispetto a uno rispetto all'asse dei tempi tau, l'altro rispetto all'asse delle posizioni, che è un angolo la cui tangente è esattamente la velocità, cioè quest'angolo è proporzionale è legato meglio alla velocità relativa di un sistema rispetto all'altro. Quindi ecco una grossa novità: mentre nell'ambito galileiano e newtoniano un moto rettilineo uniforme si traduce in una traslazione degli assi, in ambito relativistico il moto relativo uniforme si traduce in una inclinazione degli assi. Gli assi vengono deformati in questo modo, non sono più un sistema cartesiano ortogonale. L'angolo tra i due assi non è più di 90 gradi, quindi non ho più una traslazione nel senso geometrico, ma ho una, come dire, una pseudorotazione, cioè una compressione dei due assi lungo di due angoli che sono simmetrici, lungo verso la bisettrice, per capirci. Okay? Quindi avete una rappresentazione. Normalmente io preferisco usare la posizione in verticale, il tempo in ordinata, qui c'è un diagramma che si usa piuttosto spesso, invertendo i due, ma insomma il senso è lo stesso. In questo contesto, cioè alla luce di questo interpretazione geometrica delle trasformazioni di Lorentz, diventa evidente la relatività della simultaneità, che diventa un fatto geometricamente elementare. Perché immaginate due eventi A e B, caratterizzati da due tempi TA e TB, che avvengono nello stesso tempo nel sistema S. Quindi rispetto ai due assi X e tau, hanno la stessa coordinata tau, quindi sono appartenenti a una retta verticale. La loro proiezione sull'asse dei tempi coincide con questo punto, quindi hanno la stessa coordinata temporale. Però se li osservo, se li vedo da S', per trovare la loro coordinata temporale devo proiettarli non più parallelamente a X, ma parallelamente a X'. Cioè li proietto sull'asse tau'. E le loro proiezioni su tau' hanno tempi diversi. Per cui, mentre erano simultanee in S, non lo sono più in S'. Per un fatto semplicemente dovuto al fatto che che l'asse temporale tau' non è più parallelo a tau. L'asse è inclinato, e quindi proiettandoli su tau', le due rette parallele all'asse delle posizioni incontrano l'asse dei tempi in due punti diversi. Quindi i loro tempi sono distinti. Li classifico come simultanei in S, ma non lo sono più in S'. Quindi la relatività della simultaneità in questo senso è, tra virgolette, banalmente interpretabile in senso geometrico. Ecco, quindi avete
un'animazione che ve lo mostra, questo moto verso l'asse negativo, in S sono simultanei, A, B e C, in S primo, C è prima, poi viene B, poi viene A, e viceversa. Ok, è chiaro il senso? Benissimo. Che succede per la luce? Abbiamo visto un sistema S, S' in moto relativo l'uno rispetto all'altro con una certa velocità B. Ma per la luce? Beh, per la luce l'angolo alfa di inclinazione dell'asse dei tempi, dell'asse delle posizioni, diventa di 45 gradi, perché V su C è 1. Quindi beta è 1, e 1 è la tangente di 45 gradi. Quindi i due assi, tau primo e x primo, vanno a coincidere. L'asse delle posizioni, l'asse dei tempi, diventano lo stesso asse, che è la bisettrice del primo quadrante. Quindi in questo senso, un oggetto, un ente che si sposta alla velocità della luce, nel suo sistema di riferimento, il tempo e lo spazio sono esattamente la stessa cosa. Cioè qualsiasi ente viaggi a quella velocità, nel suo sistema non distingo più spazio e tempo, sono esattamente identici, quindi non può stare fermo A, e per il solo fatto di esistere deve spostarsi alla velocità C. Quindi per la luce lo spazio e il tempo non hanno differenza, sono esattamente identici, quindi la luce non può stare ferma. Questa, se volete, è un'interpretazione geometrica del fatto che la luce, in quanto non appena esiste, si muove a quella velocità. Appena viene prodotta o creata, non può andare né più lenta né più veloce. Ok? Questo è l'analogo se il raggio di luce si sposta nella direzione negativa degli assi delle X. E quindi, se consideriamo l'intero piano di Minkowski, ci sono le due bisettrici del primo e terzo, del secondo e quarto, che definiscono le linee dell'universo di due raggi di luce. Questo però fa sì che il nostro universo abbia delle frontiere, che non sia del tutto accessibile. Perché? Beh, siccome abbiamo visto che niente può andare alla velocità della luce, ma tutto ciò che è materia viaggia più lentamente, incompresi le particelle, gli agenti cosmici, quelle molto veloci, allora la bisettrice del primo e terzo, del secondo e quarto forma delle frontiere nel nostro universo, non possono essere valicate. Cioè, se prendiamo come origine il nostro qui adesso, okay, noi abbiamo accesso, possiamo influenzare, possiamo mandare segnali in tutto questo cono verde che rappresenta il nostro futuro. Tutto ciò che c'è da qui, tra virgolette, in avanti, può essere influenzato, cioè può dipendere da quello che succede qui adesso, solo se si trova in questo cono verde. Qualunque evento che sia qua dentro può ricevere un segnale dal nostro qui adesso a velocità inferiore a quella della luce, proprio perché sta dentro questo cono. Tutto ciò che c'è nel cono rosso può influenzare quello che succede qui adesso, perché da qualsiasi evento che sta in questa zona rossa possono arrivare nel qui adesso segnali a velocità possibile, a velocità più piccola di quella della luce. Tutto ciò che invece c'è nel quarto superiore e nel quarto inferiore rappresenta eventi che sarebbero raggiungibili solo se qualcosa si muovesse più veloce della luce, perché se qualunque punto io prenda qua sopra è raggiungibile da una retta che ha un'inclinazione maggiore di 1 e quindi da un segnale che viaggia più veloce della luce. Quindi questa fetta di universo, questa qua sotto, non sono raggiungibili, sono zone vietate. Niente di quello che succede qui adesso può influenzare quello che c'è in quello che viene chiamato altrove. Quindi il fatto che esiste un limite finito alla velocità con cui si propagano i segnali di qualsiasi tipo divide l'universo in zone accessibili e in zone inaccessibili. Questo, che in tre dimensioni può diventare un cono, viene chiamato cono di luce e rappresenta la parte dell'universo, dell'insieme degli eventi, che sia accessibile. Normalmente viene indicato il cono con l'asse verticale, ma io mi ho scambiato x e tau, i coni sono orientati in modo orizzontale. Sicuramente ricorderete che nel corso di geometria del biennio
una delle trasformazioni geometriche principali, che è la traslazione, è un'isometria. Che cos'è un'isometria? Un'isometria è una trasformazione geometrica dove le distanze rimangono invariate. Se io, per dire, prendo questo oggetto e lo traslo, le sue dimensioni rimangono identiche. La traslazione è una tipica isometria. Quindi, nell'ambito delle trasformazioni di Galilei, una grandezza che rimane invariata sono le distanze, calcolate nel modo solito, usando il teorema di Pitagora, per esempio. Questo vale anche per il diagramma di Minkowski? La risposta è no. Io prendo il solito teorema di Pitagora, cioè sommo la differenza delle coordinate tau al quadrato più la differenza delle coordinate x al quadrato, dove tau x sono coordinate temporale e spaziale, la loro somma al quadrato non coincide più se la misuro rispetto a s o rispetto a s primo. Cioè se la misuro in termini di x tau o di x primo tau primo. Perché? Perché le trasformazioni di Lorentz non sono una traslazione. Quindi perdo quella proprietà. La distanza in senso solito, in senso euclideo, non viene più mantenuta costante, non è più un invariante. C'è qualcosa che la sostituisce? Sì, una nuova... non si usa più il termine distanza, si usa il termine separazione. Quello che rimane invariato non è più la somma di tau quadro e di x quadro, ma la loro differenza. Se faccio la differenza tra il quadrato delle coordinate temporali tau meno il quadrato delle coordinate spaziali, ottengo lo stesso numero sia in s che in s primo, cioè sia in termini di x tau che di x primo tau. Questa grandezza, che è una nuova distanza, viene indicata col termine separazione. Quindi ciò che è invariante nello spazio di Minkowski non è più la distanza in senso, nel senso precedente, ma è questa grandezza nuova che è una separazione. Attenzione, il fatto che sia un segno meno significa che questa può essere positiva, negativa o nulla, cioè può avere tutti i segni, mentre la distanza di prima era solo che positiva. Ok? Questo cosa comporta? Beh, comporta effetti piuttosto strani. Immaginate di avere due eventi A e B che hanno la stessa coordinata spaziale, la stessa x, quindi avvengono nello stesso posto in tempi diversi. E un altro evento C, che vediamo qui, ecco, che forma con A e B un triangolo isoscele, per capirci. Ok? Allora, se calcolo la separazione tra A e B, ottengo un numero, è facile dimostrarlo, che è più grande di quello che ottengo calcolando la separazione tra A e C e poi quella tra C e B. Quindi in termini, tra virgolette, geometrici, A e B sono due punti la cui separazione è non come nell'ambito della distanza euclidea, la minima possibile, cioè se unisco due punti con un segmento, la loro distanza non è la minima, ma è la massima. Due punti che sono collegati da un segmento, se la calcolo la separazione lungo quel segmento, ottengo il valore più grande possibile, non il più piccolo. Inoltre questo valore può avere, come abbiamo detto, segni diversi. Le tre zone in cui viene diviso l'universo hanno segni diversi di questo delta S quadro. Il futuro e il passato, quindi la parte accessibile, ha una separazione che ha un delta S quadro positivo, mentre la parte inaccessibile ha un delta S quadro negativo. Le due frontiere, la bisettrice del primo e terzo, del secondo e quarto, che sono le linee dell'universo di un raggio di luce, hanno un delta S nullo, che segna appunto la frontiera tra la zona delta S quadro positivo e la delta S quadro negativo. Okay. Questo tipo di modo in cui posso classificare gli eventi si traduce in questi termini. Tutto ciò che può influenzare il mio qui adesso o che è influenzabile dal mio qui adesso
ha un delta S quadro positivo. E questi sono eventi, come per esempio l'evento A, O e D, che hanno una separazione detta tipo-tempo. Mentre tutto ciò con delta S quadro negativo ha una separazione tipo-spazio. Che significa questo? Eventi diversi che hanno una separazione tipo-tempo sono eventi che possono essere osservati in un sistema di riferimento opportuno come avvenenti, come oggetti che avvengono nella stessa posizione a tempi diversi. Dato che, come potete osservare, per esempio, se delta S è nullo, delta S quadro diventa un delta tau, quindi diventa un tempo proprio. Delta S quadro, se volete, possiamo interpretarlo come un tempo proprio, che è un invariante. Mentre tutti gli eventi che stanno sulle bisettrici hanno separazione nulla e quindi sono eventi detti che hanno una separazione tipo luce. Come si configura, che aspetto ha un insieme di punti che stanno alla stessa distanza da un punto predefinito? Quello che nella geometria usuale è una circonferenza, cioè l'insieme dei punti equidistanti da un centro, in termini dello spazio di Minkowski, cioè in termini di separazione, diventa un'iperbole. Perché? Perché se osservate, gli insiemi aventi questa grandezza costante, cioè un delta t quadro meno un delta x quadro, lo stesso per tutti, hanno un'equazione che è quella di un'iperbole, una conica. Okay? Che sicuramente avete visto nel corso di geometria analitica. E quindi diventano superfici non limitate nello spazio. Okay? Quindi l'aspetto di queste strane curve uniscono punti a separazione costante. Questo è un effetto piuttosto particolare, specifico delle trasformazioni di Lorentz. Ci sono domande? Molto rapidamente vediamo due, dicendo molto veloce, un'idea proprio base sulla relatività generale. La relatività speciale riguarda i sistemi inerziali. Ma la domanda da cui è partito Einstein è: che cosa hanno di speciale i sistemi inerziali? Beh, nei sistemi inerziali, visti, se volete, già nell'ambito della fisica newtoniana, è assoluta l'accelerazione, mentre la velocità è relativa. La domanda: posso includere sistemi anche non inerziali in modo tale che anche l'accelerazione sia relativa? Cioè, posso trovare un sistema che cancelli anche l'accelerazione, mentre per esempio due sistemi molto relativi uniformi cancellano uno la velocità dell'altro. Questo è l'obiettivo della relatività generale. Generale perché? Perché riguarda qualsiasi sistema di riferimento. Il punto chiave è il principio di equivalenza, cioè l'osservazione che se due oggetti sono in moto libero, in caduta libera, cadono nello stesso tempo, cioè hanno la stessa accelerazione. Qui, se lasciamo cadere un martello e una piuma in presenza dell'aria, la piuma cade molto più lentamente. Perché? Perché subisce la resistenza dell'aria. Ma uno dei primi esperimenti fatti sulla Luna è stato proprio quello di lasciare cadere un martello e una piuma, che sono caduti sulla superficie lunare nello stesso tempo. Quindi, se io tolgo l'aria dall'ambiente, il martello e la piuma cadono insieme, la legge di caduta libera. Qualunque corpo è soggetto alla stessa accelerazione di gravità. Okay? Questo fa sì che questo cosa è motivato meglio? Abbiamo in realtà due forme di massa, a priori, che non hanno niente a che fare una dall'altra. Una è quella che appare nel secondo principio della dinamica, cioè il fatto che la massa è la misura dell'inerzia, quanto difficile è accelerare un corpo. L'altra è quella che appare nella forza di gravitazione, che è la sorgente della forza di gravità. Di fatto,
le due masse sono identiche. A priori nulla giustifica questo. Okay. E questa è l'equivalenza tra queste due masse, è verificata sperimentalmente molto molto bene, con molta accuratezza. Questo cosa significa? Beh, significa che se io scrivo l'equazione del moto di un oggetto in caduta, posso semplificare la massa, perché la massa inerziale e quella gravitazionale sono identiche. Quindi l'accelerazione è la stessa per entrambi i corpi, che cada una formica, che cada un elefante, l'accelerazione è la stessa. Quindi il moto non dipende più dalla massa, ma è la stessa per tutte le masse. È un po' come, che ne so, immaginate il sistema stradale, le autostrade di un paese. La strada è la stessa sia che la percorra un'utilitaria, sia che la percorra un tir. Quindi la strada, e quindi il moto, diventa una proprietà geometrica dello spazio. Non dipende da chi la percorre. Questo in termini di fisica è l'interpretazione del fatto che le due masse sono identiche, quindi le posso buttare via, le posso semplificare. L'accelerazione è la stessa e il moto è lo stesso. Questo, Einstein la chiamò l'idea, la migliore idea che ebbe nella sua vita, fa sì che posso interpretare la gravitazione, quindi l'accelerazione di gravità, come un moto accelerato. Immaginate due stanze, una sulla superficie della Terra. Questo misura i corpi che cadono, questo laboratorio, con la stessa accelerazione di gravità, uguale. Poi immaginate la stessa stanza, lo stesso ambiente, ma posto all'interno di un razzo nello spazio, quindi lontano da tutti i pianeti e da tutte le sorgenti di gravità, che però accelera in una certa direzione con l'accelerazione g 9,81 metri al secondo quadrato. Anche in questo laboratorio vedremo tutti i corpi per inerzia che tenderemo per inerzia a rimanere fermi dove sono, ma siccome il razzo accelera verso l'alto, loro sembrano accelerare verso il basso. Okay? E quindi qualunque esperimento uno faccia in questa stanza è identico a quello che fa in questa. Perché misura, in base alle misure che fa, non si rende conto se è in un razzo o che viaggia nello spazio o se è sulla Terra soggetto alla forza di gravità. Quindi posso interpretare l'accelerazione di gravità come un'accelerazione dovuta a un sistema di riferimento non inerziale. E automaticamente, se io lasciassi cadere nello spazio il mio laboratorio, che cade, dove cade tutto, cade con la stessa accelerazione, punti diversi dello stesso laboratorio sarebbero inquieti l'uno rispetto all'altro, quindi cancello l'accelerazione di gravità. Ma questo quindi cosa succede? Cosa produce? Produce il fatto che, siccome la traiettoria di un oggetto non dipende dalla sua massa, ma solo dall'accelerazione di gravità, e normalmente la traiettoria di un corpo accelerato nel diagramma è una curva, non è più una retta, allora la gravità posso intenderla come una alterazione, una modifica delle proprietà dello spazio-tempo, che diventa una proprietà geometrica, un po' come la struttura della rete autostradale di un paese, come abbiamo visto prima. Ma questa struttura da cosa è determinata? È determinata dalla presenza delle masse. La massa produce gravitazione, la gravitazione altera la struttura geometrica dello spazio-tempo nella quale i corpi si muovono e viceversa. L'equazione che formalizza questo è l'equazione del campo gravitazionale. E in base, cosa dice questa equazione? In base a come sono disposte le masse in determinata parte dell'universo, così si modifica la struttura, attenzione, non solo dello spazio, ma dello spazio-tempo in quella regione. O, come si dice, uno spazio-tempo curvo. Quello è il fondamento dell'attività generale, che risulta essere il risultato della fusione tra l'attività di stretta generalizzata utilizzando il principio di equivalenza. Se metto insieme le due, arrivo a questo risultato. E quindi la gravitazione viene interpretata come una proprietà geometrica dello spazio-tempo. Che significa proprietà geometrica? Significa dire che il modo in cui si muovono gli oggetti, che sarebbe una linea rettilinea nel vuoto, diventa una curva in presenza di masse. Eccolo qui. Se immaginate questa
reticolo di coordinate piatte, omogenee, se ho una massa piccolina, questo oggetto che si muove, in assenza di altri corpi, questo si muove lungo la traiettoria rettilinea. Ma se lì vicino c'è una massa significativa, un corpo pesante, questo oggetto viene deflesso, viene deviato nella sua traiettoria da quella che noi possiamo interpretare come una forza di gravità, ma in realtà è dovuta a una deformazione, a una distorsione dello spazio. Per cui, per esempio, la Terra ruota attorno al Sole non tanto perché sente l'attrazione gravitazionale del Sole, ma perché il Sole deforma, modifica, altera la struttura dello spazio-tempo nelle sue prossimità. Quindi lo spazio-tempo diventa curvo. In alcune situazioni, cioè se il corpo che lo produce questa distorsione è sufficientemente denso, questa distorsione diventa, come dire, patologica, diventa una interruzione, un problema nella continuità spazio-temporale. Un tipico sistema di questo tipo è quello che chiamiamo buco nero. In quel caso la distorsione dello spazio-tempo diventa una distorsione, come dire, tale che produce una discontinuità, produce quella che si chiama una singolarità. Ok? Lì lo spazio-tempo non è continuo, c'è un buco. Cosa c'è al termine di questo buco? Beh, qualcuno ha proposto che quello che è un buco nero in un universo sia un buco bianco in un altro universo, cioè ciò che entra in questa singolarità spazio-temporale emerga altrove e costituisca questo un ponte tra universi diversi. Questo però purtroppo non lo potremo mai verificarlo perché tutto ciò che entra qui dentro non sarà mai più qua qui dentro. Questo si chiama un ponte di Einstein-Rosen. E costituisce, per esempio, un buco nero nel nostro universo potrebbe essere un Big Bang in un altro universo, al quale, ahimè, però non avremo mai accesso, perché qui c'è una particolare zona che si chiama orizzonte degli eventi, che ha una superficie, un'area, se volete, ha una dimensione sola, ci si può sia entrare, ma non si può uscire. Perché? Perché la velocità di fuga oltre a quel livello diventa superiore a quella della luce. Okay? Qualche anno più tardi, dopo la pubblicazione della Relatività Generale, che è del 1900, scritta nel 15 e pubblicata nel 16, qualche anno dopo, Einstein applica quest'idea all'intero universo. E in quell'istante lì, lo studio dell'umanità su perché l'universo è fatto come è fatto, e quindi quali sono le sue origini, perché lo stato attuale è quello che è e quale sarà il suo futuro, da filosofia e religione passa a diventare scienza, diventa una disciplina scientifica, perché abbiamo un'equazione che prevede, che ci permette di calcolare quali sono le proprietà su larga scala dell'universo. Nasce quella che si chiama la cosmologia fisica. Quali sono le verifiche sperimentali? Diverse verifiche sperimentali, in parte l'abbiamo già vista, la precessione delle orbite di Mercurio, le onde gravitazionali, il GPS, ma quella su cui mi vorrei soffermare, anche perché non abbiamo molto altro tempo, è questa. Ricordate l'analogia tra il campo elettrico e il campo gravitazionale? Okay? Sono due forze che hanno due campi che hanno struttura matematica molto simile, la forza gravitazionale è proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al prodotto della distanza, similmente quella delle cariche. Ora, come abbiamo recentemente visto, il campo magnetico posso pensarlo come un effetto relativistico sul campo elettrico, quindi se ho una carica in moto, questo produce un campo magnetico. Ma se funziona questa analogia, dovrebbe farlo anche una massa in moto. Una massa che da ferma produce un determinato campo gravitazionale, se si muove dovrebbe produrre un campo simile al campo magnetico, ma relativo a quello gravitazionale, un campo, come detto, gravito-magnetico. Okay? Questo campo è stato rivelato nel 2004 e confermato successivamente nel 2016. Questo campo esiste. C'è un effetto magnetico anche sul campo gravitazionale. E questa è una delle cose meno ovvie, meno banali della teoria, che secondo me è una di quelle più interessanti.
sta suonando, quindi per adesso mi fermo qui. Grazie d'attenzione e chiudo.